Come va? Bene, bene, bene. La mattina ho la pressione bassa. Ma solitamente ti svegli a quest'ora? Sei, come si direbbe in English, una morning person? Non sono di cattivo umore. Il problema è che sono fiacca. Dormo molto molto poco io. La notte proprio perché non riesco a dormire, sto lì, mi leggo un libro, oppure mi guardo una serie TV, oppure mi metto a scrivere un testo, o perlomeno ci provo. E solitamente quando ti svegli prendi il caffè, il latte macchiato, vai al bar? Allora, di solito parto subito con il caffè in casa perché proprio, ripeto, ho bisogno di zuccheri, quindi li prendo, poi nel frattempo mi preparo. Raramente capita che la prima colazione la faccia al bar. Però questo è un bar al quale sono anche molto affezionata perché è stato il bar che mi ha accolto prima quando ho fatto il trasloco per venire qua, quindi facevamo tantissime pause qui dentro, mi ha visto quasi con le ciabatte, questo buon uomo che adesso verrà a chiedere la colazione, cioè, mi ha visto in ogni modo, quindi è anche familiare, no? È il bar quello dove ci si sente a casa per me. Qua. Quindi ora che cosa ordinerai? Il caffè perché sono una... proprio dipendente da caffeina e poi penso un cornettino semplice oppure una spremutina, cioè così. Ah, mangi quindi? Oh, io sì. Ciao Angelo! Buongiorno! Buongiorno! Allora, nel frattempo ci siamo persi Jacopo, il manager... Che sta in odore di santità, perché tra poco veramente, perché mi aiuta tantissimo ad organizzare queste cose qua. Poi il bello è che noi stiamo già preparando il terzo EP, che abbiamo fatto il primo, il secondo, adesso il terzo è un pochino particolare da realizzare, ci vuole un sacco di concentrazione eccetera, nel frattempo però ci sono da fare i video del vecchio EP. Quindi arriva la sera che tu non sai neanche come ti chiami. Che Jacopo ti odia. Sì, sì, mi odia, però ormai, capito, è una sorta di istinto suicida che ci porta ancora a collaborare insieme. L'idea dei 3P in realtà è venuta a lui. Proprio nel senso, parlavamo e dicevo, ma si può fare secondo te questa divisione, così curiamo tutto per bene? E ha studiato bene tutto, perché la mia etichetta comunque è lui. Grazie. Io sarò anche perché la mamma è un romantico in casa. Grazie. Poi una bella sorpresa in casa. Guarda che abbiamo parlato un sacco di te. Esatto. Guarda che quello si è trovato a fare. Ma andiamo, vogliamo andare a fare una cosa. Immanuel Casto, vorrei capire, ma come mai questa collaborazione, appunto, come mai andare a parlare di temi così delicati? E poi Immanuel è anche una persona molto particolare come genere. Sempre sopra le righe, sempre provocatorio. Col fine però di raccontare una società, lui, cioè è quello il bello di lui, in realtà dice delle grandissime verità, quando parla di certe situazioni estreme, a volte lo fa anche per il gusto di descrivere una situazione, però descrive uno spaccato proprio della nostra società molto forte, che non viene mai detto perché quasi un po' ci si autocensura. Questo è un testo, ho detto voglio far finta di essere la Jo, che era il transgender che mi ha cresciuto durante l'adolescenza, era la mia vicina di casa. Ho passato tutti i giorni in quella casa con le paillette, con le piume. Mi ha insegnato lei, mi ha insegnato Jo, una transgender, a mettere i tacchi, a camminare sui tacchi, a risaltare, magari, non lo so, a mettermi il fard. Mi ha dato dei consigli immensi. Volevo un po' descrivere quella che è la condizione, non solo della Jo, ma di chiunque passa una fase di transizione, per cui non si sente né carne né pesce. So che il tema è delicato, ma so anche che con qualsiasi altra casa discografica non mi sarei mai potuta permettere un tema del genere. Perché, cioè, io bevo il caffè, certo. Cioè, so che vorrei che sembrassi maleducazione. No. Poi c'è da svegliarsi. Mi mangia, dice vabbè. E il tuo buongiorno. Esatto. Trattando un tema così delicato, dove vuoi arrivare? Cioè comunque è anche più
difficile che poi certe persone ti seguino. Mi piacciono da morire le tue domande, nel senso che no, allora, io nella mia vita sono sempre stata attratta dalle persone che hanno come un buco, hanno una sorta di, hanno avuto una mancanza, hanno avuto qualcosa che non va. Perché io mi sento anche parte di quella cosa lì. Mi piace parlare d'amore, ma non riuscirei a rispettare la mia vera natura. Anche se tantissime persone potrebbero non capire il tema del perché ha parlato di transgender, perché, però per me era come un cerchio che si chiudeva, capito? Non potevo parlare solo d'amore, anche perché io dell'amore sono stata cinica per una vita. Grazie a quel santo lì, a Jacopo, abbiamo messo su questa idea di questi 3P e ho detto voglio essere me stessa, non voglio vergognarmi, non voglio avere paura di mi seguiranno o non mi seguiranno, anche perché un conto se sei Bruce Springsteen, allora dici scrivo per il mio pubblico, non voglio deluderlo, ma una come me non è che ha un pubblico, cioè se lo deve costruire, se lo deve andare a sudare, allora ho detto tanto vale di la verità, la costruzione di una carriera è tosta, cioè non è che, perché tanti pensano vabbè vuoi cantare, vai on talent e diventi famoso, sì magari, non è così. Prendo una come la Pausini, comunque la Pausini ha avuto un'evoluzione, la Pausini di Ramazzotti, quelle sono anche delle perle rare. Faccio altri esempi, c'è uno che io adoro da morire, proprio mi piace tantissimo, che è Zucchero. Zucchero se l'è sudata un pochino di più l'entrata, no? L'ingresso nel mondo della popolarità. È bello anche sentirsi molto soli, perché si è liberi anche di scrivere, non avere tipo, di capirsi. Come dicevo prima, un pezzo come Eyeliner, con un'etichetta magari alle spalle non sarebbe mai uscito. Le etichette discografiche fanno delle scelte poi molto commerciali che vanno a prendere la massa. Ad esempio sono molto arrabbiata per la vittoria di Suor Cristina. Ah, faccio lo stesso esempio con Cita dell'Eurovision. Polemica della Madonna per Concita. Però Concita c'è una voce brava della Madonna. Suor Cristina ha una voce. Esatto.